sta lavorando a uno degli esperimenti che girano adesso al CERN, ad Atlas, e poi magari ci racconta anche un attimo questo esperimento, che cosa sta cercando, cosa sta facendo. E oltre a questo lui tiene un blog, che è un blog per raccontare la fisica a tutti, direi, cioè veramente a uno spettro molto ampio di persone. E dato che questo blog è un blog seguito e interessante, la casa editrice La Terza gli ha chiesto di fare un libro. Adesso questo libro io l'ho letto attentamente e contiene la fisica delle particelle. Allora io non penso che stasera noi affronteremo la fisica delle particelle, penso che chiunque abbia voglia di saperne qualcosa può comprare il libro, leggerlo e capirà molto della fisica delle particelle. Non tutto, diciamo, perché anche chi ha studiato 10-15 anni di fisica delle particelle probabilmente qualche domanda in testa ce l'ha ancora, no? Però diciamo potrà mettere qualche base, qualche puntino per capire un pochino quello che oggi, diciamo, è un disegno della nostra conoscenza sulla fisica delle particelle. Però ci faceva piacere intanto sapere questo esperimento, che cosa stava, perché tutti quanti sappiamo che al CERN hanno visto il bosone di Higgs, che è una cosa, diciamo, del tutto notevole, però non serve solo a questo, no? Cioè ci sono altri esperimenti che stanno girando, altri risultati, e vogliamo sapere che cosa state cercando ancora. Questa è una domanda difficilissima. Volete il microfono? Facciamo senza microfono. No, io posso mettere la voce professorale, se necessario. Ma intanto chiariamo un dubbio, il cino sta girando in questo momento, no? Quindi questo può aiutare. Altro è lì, quello vedo che arriva di sopra, è fotografato dall'alto del Giura, guardando verso Ginevra, che è la città che sta intorno a quel lago, a quell'altare. Dunque l'HC, che è questo grosso acceleratore di 27 km che fa circolare i protoni e non solo, fa collidere, è fermo in questo momento per uno stop tecnico che dovrebbe terminare a marzo dell'anno prossimo, febbraio, dipende un po' se sono ottimista o pessimista, e ricominciare l'attività. Per fare che cosa, chiedi tu? Tengo il microfono. Ci vuole qualcuno. Va bene, tengo il microfono. Per fare che cosa? Beh, tu dicevi uno dei grossi risultati di quello che noi fisici chiamiamo il run 1 di LHC, cioè la presa dati che è andata avanti tra il 2010 e il 2012, è stata la scoperta del bosone di Higgs. Chiaramente non abbiamo costruito questo oggetto, l'acceleratore e i rivelatori, solo per la scoperta del bosone di Higgs. Allora qui dovremmo dire che cos'è il bosone di Higgs, forse, non lo so, ma diciamo, possiamo dirlo velocemente. Passiamo. Beh, no, diciamo, abbiamo questa splendida teoria che descrive i componenti fondamentali della materia e le forze che li fanno interagire, che chiamiamo il modello standard delle particelle e delle interazioni, che è una teoria eccezionale perché predice il funzionamento del mondo microscopico con estrema precisione, ma ha dei grossi buchi, uno dei quali era che funziona molto bene, ma purtroppo non prevede la massa delle particelle elementari. Allora, come spesso fanno i fisici in queste occasioni, il tentativo è stato fin dagli anni 60 cercare di modificare l'equazione della teoria per permettere di tenere in conto questa caratteristica del mondo che osserviamo. Le particelle elementari hanno una massa, in particolare alcuni dei bosoni vettori, cioè le particelle che trasportano le forze, hanno una massa importante, e senza rovinare la bellezza della teoria, che non è solo una bellezza estetica, ma una bellezza di capacità di prevedere delle cose in modo funzionale. E questa cosa è stata fatta a suo tempo da Peter Higgs e una serie di altri fisici, François Imbert, Engler, Robert Wood, che è morto, e una serie di inglesi cui nomi non ricordo mai, Kibble et al. I quali brillantemente, in modo non necessariamente identico, hanno risolto il problema della massa delle particelle elementari e mantenendo la capacità predittiva della teoria, che significa che le equazioni continuano a funzionare a tutte le energie, a tutte le scale. E come spesso devono fare le teorie, se le teorie vogliono funzionare,
funzionare bene bisogna che le teorie non solo spieghino un fenomeno che conosciamo, questo è facile, io potrei fare una teoria dicendo le particelle hanno massa, ci sono degli angioletti blu che danno massa alle particelle. Questa è una buona teoria, per verificare se è buona le teorie devono anche predire qualcosa che non so ancora, di modo da poter testare questa cosa che io non so, per verificare se la mia spiegazione al fenomeno che ho osservato è veramente coerente. Dunque posso andare a vedere se esistono gli angioletti con le ali blu, oppure posso andare a vedere una delle conseguenze del meccanismo di Higgs, che è la presenza di un bosone con certe, cioè una particella con certe caratteristiche, che si conoscono da Higgs, che è la ragione per cui gli esperimenti di fisica delle particelle in realtà non soltanto l'HC ma anche gli acceleratori precedenti sono andati a cercare la presenza. Grande successo, entusiasmo, poi del successo e entusiasmo possiamo parlare probabilmente se vuoi, abbiamo trovato tracce relativamente inconfutabili della presenza di questa particella, anche su relativamente inconfutabili potremmo chiacchierare, che in qualche modo confermano che questa idea aggiunta al modello standard sembra funzionare estremamente bene. Il modello standard in questo senso rimane la nostra comprensione migliore di come è fatto il mondo e come interagiscono fra di loro i componenti elementari, ma rimane una teoria con dei grossi buchi, ne ha uno di meno perché ci abbiamo messo questo tappo, ma ne ha una serie di altri che di nuovo possiamo eventualmente provare ad elencare, sono molti, per i quali la danza della scienza continua esattamente come per il bosone di Higgs, cioè qualcuno alla lavagna o più facilmente di fronte a un computer che cerca di rimodificare le equazioni o estendere il modello standard facendo delle ipotesi che possano spiegare o risolvere alcuni di questi buchi, e se la teoria è una teoria in senso scientifico, queste modifiche hanno delle conseguenze, predicono per esempio l'esistenza di nuove particelle o dei fenomeni che possiamo osservare, fenomeni o nuove particelle che cerchiamo di andare a osservare ancora dell'HC per fare esattamente quello che abbiamo fatto con il bosone di Higgs, dunque per capire se una delle tante opzioni che abbiamo oggi sul tavolo, sulle lavagne, di come il modello standard potrebbe essere espanso per risolvere i suoi problemi è veramente il modo che la natura ha scelto per governare l'universo in cui ci siamo trovati. Adesso non so se vuoi che faccia la lista di queste cose, ma forse sì, cioè quali sono le particelle che adesso state cercando e perché vi possono servire? Partiamo dal bosone di Higgs intanto. Il bosone di Higgs risolve tutta una serie di cose, è stata una particella complicata da cercare perché il meccanismo di Higgs predetto da Higgs e compagni prevedeva tante cose sul funzionamento di questa particella. Una delle cose che non prevedeva era la sua massa, cioè quanto questa particella pesava. Adesso lo sappiamo perché l'abbiamo vista e quindi abbiamo potuto misurare con una certa precisione che massa aveva, ma prima di vederla non sapevamo che massa avesse, dunque abbiamo dovuto cercarla un po' dappertutto, con delle conseguenze. Le conseguenze, insomma, a seconda della massa, questo oggetto si sarebbe comportato in modo diverso, e dunque le tracce che l'avrebbe lasciato sarebbero state diverse, dunque era come dire, una ricerca ad ampio spettro e complessa. Allora, oggi sappiamo che esiste, sappiamo che assomiglia molto al bosone di Higgs previsto, cioè c'è un oggetto che assomiglia molto al bosone di Higgs previsto da Higgs e compagni, e ne conosciamo la massa, e questa massa è molto piccola rispetto a quanto ci piacerebbe che fosse. Questa cosa va bene, nel senso è così, lo osserviamo questo fenomeno, ma il fatto che questo oggetto abbia una massa così piccola in realtà è un problema, è uno dei buchi della teoria, perché per ragioni che probabilmente questo non è il consesso giusto per affrontare, il bosone di Higgs interagisce con le particelle che hanno una massa, interagisce tra le altre cose anche con se stesso, e questa serie di interazioni, soprattutto il crescere dell'energia, fa sì che in realtà sono alcuni pezzi delle equazioni che esplodono e diventano infinite e ci dicono che c'è un problema nelle equazioni, perché la natura di per sé non esplode, ecco, per cui è il nostro modo di descrivere come la natura funziona che è chiaramente incompleto, quando c'è un problema nelle equazioni non è che è il mondo che ha dei problemi. E allora noi abbiamo alcuni tentativi di migliorare le teorie per risolvere per esempio questa esplosione dell'equazione, dei quali è l'introduzione di che si chiama supersimmetria, che prevede che per ognuna delle particelle che conosciamo esiste in realtà un fratello o supersimmetrico
per ogni fermione esista un bosone, per ogni bosone esista un fermione, e molto brillantemente, tra le altre cose, l'aggiunta di queste altre particelle fa sì che ogni infinito generato da una delle particelle che conosciamo viene in qualche modo cancellato da un infinito col segno meno, dal gemello supersimmetrico. Questa cosa molto elegantemente risolve l'esplosione dell'equazione. Però di nuovo, con lo stesso ciclo di cui parlavamo prima, no? Questa cosa è molto bella, molto elegante, risolve questo e altri problemi. L'ultimo del perché esistano fermioni e bosoni, insomma, che se uno potrebbe porsi, non li risolve tutti perché restano degli altri problemi da risolvere, ma di nuovo nel ciclo tra formulare una teoria e cercare di risolverla, ovviamente uno dice benissimo, ci sono queste nuove particelle, andiamo a vedere se esistono. Allora uno potrebbe, devono essere molto pesanti, perché se fossero leggere quanto quelle che conosciamo le avremmo già viste. Perché sono pesanti è un'altra domanda interessante, bisogna che questa simmetria non sia una simmetria perfetta, perché se fosse perfetta avrebbero la stessa massa. Comunque la riaccensione degli HC, ma già la presa dati precedente aveva tra i suoi scopi cercare evidenze di queste particelle supersimmetriche, che con grande... Adesso si è visto qualcosa, c'è qualche dato che potrebbe, o ancora nulla? Allora, rispondere per davvero a questa domanda richiede che io faccia un brevissimo escursus su cosa vuol dire scoprire una nuova particella. Le particelle che noi cerchiamo sono praticamente tutte le particelle instabili, ovvero non vengono generate poi stanno lì e a un certo punto c'è un secchiello di bosoni di Higgs che uno dice. Perché le particelle stabili sono quelle che compongono la materia ordinaria, e quindi queste particelle vengono prodotte e muoiono e decadono in altre particelle più, cosa che rende estremamente difficile scoprire la presenza di nuove particelle, perché è un lavoro da investigatore che deve trovare, inferire la presenza di una particella in realtà dalle tracce dei suoi figli, ecco, cioè muore, lascia dei figli, bisogna andare a vedere la loro presenza. Il problema è che nella realtà la natura questo genere di tracce non le produce soltanto con la morte di queste particelle nuove, perché il bosone di Higgs decade, muore in tanti modi, tra cui per esempio in una coppia di fotoni. Ma quindi per cercare il bosone di Higgs noi cerchiamo coppie di fotoni, tra le altre cose, nei nostri rivelatori. Ma la natura non produce coppie di fotoni soltanto tramite la produzione e morte del bosone di Higgs, sarebbe troppo facile. Se fosse così io vedrei due bosoni, due fotoni e direi bandierino, ho visto un bosone. In realtà, e molto più probabilmente, produce coppie di fotoni attraverso una serie di altri fenomeni e meccanismi molto più banali che la produzione e morte del bosone di Higgs, per cui mi trovo a dover fare, tre volte vedo due fotoni, non posso mai dire questo è un bosone di Higgs passato di lì, posso assegnare delle probabilità a questo evento e in qualche modo posso dire a un certo punto di essere certo, dove certo è una certezza legata all'analisi statistica, che tra tutte le mie coppie di tracce di fotoni visti ce n'è a sufficienza in più e con certe caratteristiche da dire che non ci sono solo quelli fatti normalmente nella natura, ma anche quelli che vengono dalla morte del bosone di Higgs, solo dopo aver preso sufficientemente dati e aver, come dire, raggiunto una certa certezza statistica. Questo vuol anche dire che se io non vedo niente, cioè se io vedo solo le tracce che assomigliano alla morte di una particella, ma non a sufficienza da poter dire veramente che esiste una nuova particella, io non posso dire con assoluta certezza che questa particella non esiste. L'unica cosa che posso dire è se esiste viene prodotta con un ritmo che deve essere più basso di un tot, perché se venisse prodotta a un ritmo superiore a questo tot l'avrei vista. E questo è quello che tecnicamente noi fisici diciamo è mettere un limite. Se non scopriamo una particella possiamo mettere un limite sul suo tasso di produzione, cosa che abbiamo fatto col bosone di Higgs per un sacco di tempo, nel senso che dicevamo il limite è qua, poi i limiti diventano più stringenti, fino a qua diventano più stringenti che si trasformano in evidenze se la particella esiste. Dunque, per le particelle supersimmetriche per il momento abbiamo una caterva di limiti messi, perché le abbiamo cercate durante tutta la presa dati, durante il RAN 1, durante la presa dati tra il 2010 e il 2012,
non abbiamo visto nessun segnale convincente della loro esistenza, ma non possiamo dire che non esistono. Possiamo dire che, per esempio, se fossero state più leggere di tot, le avremmo viste, quindi possiamo mettere un limite sulla loro massa. Possiamo dire che però, se sono più pesanti di così, la loro produzione è più rara e dunque nella quantità di dati che abbiamo preso, che non è infinita, non sarebbe stato possibile. Risponde alla tua domanda? Sì. Sì. Logo Roy. Non ci sono. Io posso andare avanti, però vorrei che qualcuno magari, se ha qualche domanda, la facesse in questo momento su queste parti tecniche, diciamo. Se qui state cercando le particelle supersimmetriche. Allora, sicuramente poi, una delle cose che faremo, allora, comunque, stiamo cercando le particelle supersimmetriche, ma naturalmente, diciamo, lo scenario in cui le cerchiamo. Non sapete esatto in che range di massa le state cercando? No, in realtà lo sappiamo abbastanza bene, perché Allora, diciamo così, la supersimmetria è una bestia dura da uccidere, quindi sappiamo che possiamo cercarla in un certo, diciamo, in una certa zona, diciamo così, dove zona è uno certo spazio di parametri della teoria. E quindi i nostri limiti hanno già escluso una buona parte di questa zona, no? Quindi possiamo sapere che certe regioni che corrispondono a una certa particolare incarnazione della supersimmetria, la natura non ha scelto questo modo. Quindi andremo a riverificare che è veramente così, però insomma sappiamo. Però ci sono altre regioni in cui, proprio a causa della limitatezza dei dati che avevamo, sia in termini di energia che di quantità, non abbiamo potuto dire niente, dunque che rimangono zone accessibili, zone che quindi andremo ad esplorare, con il vantaggio che la macchina, l'acceleratore funzionerà a un'energia maggiore, il che significa che i ritmi di produzione di queste particelle a questa energia maggiore dovrebbero essere più grandi e dunque dovrebbe essere più facile vuoi vederle, vuoi escluderne la presenza con una quantità di dati che dovrebbe essere più piccola rispetto a quella che facciamo. Quindi questa è una delle grandi sfide. Allora, ho citato la supersimmetria perché è stata, diciamo, un po' per la sua eleganza, un po' per la sua bellezza anche matematica, quello a cui tutti noi fisici delle particelle credo abbiamo, non dico creduto, ma dire, abbiamo pensato che abbiamo visto. La natura si sta dimostrando più carogna nel svelarci come funzionano le cose, e a fianco della supersimmetria ci sono altre teorie che risolvono in modo analogo o in differente problemi simili, che ne risolvono altri di problemi e che hanno altre conseguenze. Posso citartene fatto un elenco se vuoi, ma non so se vuoi. Bene. Adesso quando si riaccenderà la macchina andrà a energie maggiori, no? E voi ovviamente andrete a vedere una zona di energie maggiori, vedere appunto se trovate qualcosa di particelle supersimmetriche, eccetera. Dopodiché probabilmente non si andrà a energie ancora maggiori, no? Ah, chi l'ha detto questo? Ecco. Questa è, diciamo, la discussione che c'è oggi un po' in giro. Cosa si può fare se non si vede tutto quello che si cerca in questo range di energie con gli acceleratori di particelle? Cioè, possiamo costruire acceleratori più grandi? Possiamo cercare in altri modi? Allora, premetto che non io esprimerò delle opinioni personali. Delle opinioni personali, sì. Non sono quelle del mio datore di lavoro. Puoi esprimere anche quelle del datore di lavoro, cioè facci sapere tutte e due le cose. Diciamo che no, quello che può essere interessante è dire che come può avanzare la ricerca della fisica delle particelle nel momento in cui non si vede. Intanto se deve avanzare, no? Nel senso, una volta che abbiamo trovato queste particelle supersimmetriche, abbiamo messo tutto a posto, se domani troviamo una traccia di particelle supersimmetriche, intanto beviamo per una settimana, tutto quanto, in allegria, ci sarà un'ubriachezza molesta nei dipartimenti di mezzo mondo. C'è stata una cosa di vista abbastanza e ci sarebbe di nuovo, posso garantirlo. C'è ancora.
Allora, la questione è vedere le particelle supersimmetriche potrebbe voler dire tante cose, per dire, le particelle supersimmetriche potrebbero, per esempio, non solo risolvere il problema della correzione radiativa della massa dell'X, ma scusate, ho detto una parolaccia in aro, quel problema degli infiniti che non si cancellavano prima, potrebbero risolvere anche il problema della materia oscura, per dirne un altro, che la cui esistenza supponiamo dalle osservazioni delle galassie, che pensiamo dover essere una particella di nuovo tipo, perché sappiamo da altre fonti che non può essere una particella di materia ordinaria, e per la quale alcune delle particelle previste da alcune incarnazioni della teoria supersimmetrica potrebbero essere degli ottimi candidati. Allora, dovessimo vedere quelli, avremmo risolto due problemi con uno, ma non è detto, uno potrebbe vedere alcuni aspetti delle particelle supersimmetriche e non aver risolto il problema della materia oscura, e quindi potrebbe voler dire, bene, io voglio continuare per cercare di risolvere il problema della materia oscura, e potrei citare il problema della gerarchia, la violazione di CP, prendo una bandiera avanti. In questi casi le possibilità sono diverse, tipicamente vanno verso due direzioni. Uno può decidere di voler fare degli esperimenti, dando per buono che uno voglia continuare a fare degli esperimenti, perché ha deciso che capire di più è quello che vuole fare, e che spendere i soldi in questo modo è una cosa buona, che è un discorso prettamente politico che possiamo anche fare se vuoi, ma resterei sulla parte scientifica in questo momento. Allora, se uno decide che questa è la premessa e vuole andare in quella direzione, uno può decidere di voler fare degli acceleratori, dei rivelatori che abbiano delle caratteristiche tali che gli permettono di fare delle misure di estrema precisione su quello che conosciamo già, per esempio quanto spesso viene prodotto il bosone di Higgs, quanto decade in certe cose, con delle precisioni talmente elevate che ci permettano di confrontare le misure con la teoria e di scoprire eventuale, quella che noi chiamiamo nuova fisica, da piccole discrepanze tra quello che la teoria dice e quello che misuriamo. Allora, questa è una strada molto molto precisa e molto chiara, che ha delle conseguenze definite. Si costruiscono degli acceleratori particolari per fare le misure di precisione. Salire in energia non è necessariamente la cosa più importante, avere un sacco di dati è la cosa più importante, quindi sono degli acceleratori magari a energia più bassa, ma che sono in grado di produrre una quantità fenomenale di dati. L'alternativa è dire no, io in realtà voglio esplorare un regime di energia ancora maggiore, perché non voglio scoprire la nuova fisica vedendo le nuove particelle, non piccole discrepanze nelle proprietà di quelle che conosco già. Per fare questo devo magari avere meno dati a disposizione, però un'energia maggiore, dunque questo vuol dire che devo costruire degli acceleratori e dei rivelatori che hanno delle caratteristiche diverse, con delle conseguenze, di nuovo, in parte scientifiche. Sono in grado di costruire degli acceleratori per raccogliere una caterva di dati, sono in grado di costruire degli acceleratori per andare ad altissime energie, ho i soldi per fare l'una e l'altra cosa, ho una comunità che è interessata a fare l'una o l'altra cosa, o degli stati che vogliono spendere i soldi per fare questo. C'era un prodromo per questa cosa, quindi la risposta è dipende, come sempre. Poi posso dirti che cosa farei io, se vuoi. Sì. Beh, io farei sicuramente quello che si chiama high luminosity LHC, cioè che è la versione di LHC che continuerà ad andare all'energia non attuale, ma quella dell'anno prossimo, quindi 13-14 tera electron volt a seconda di quanto bene funzioneranno i magneti. Ma ad altissima luminosità. La luminosità è un termine tecnico che i fisici usano per descrivere quante collisioni si fanno nell'unità di tempo, e perché mi sembra tecnicamente oggi la cosa giusta da fare. La macchina è già lì, le variazioni da fare per portarlo a fare alta luminosità sono importanti, ma non tremende come scavare un tunnel di 80 km, insomma, quindi mi sembra oggi la cosa da fare. Qualcuno mi chiedeva prima che cominciasse la presentazione cosa succederà dopo il 2018 e il 2022. Tecnicamente si andrà a fare questa versione ad alta luminosità di LHC, che sulla carta non è ancora approvata, ma credo che proprio la comunità è abbastanza convinta che si farà. La vera domanda è che cosa succederà dopo questo, quando anche questa fase di LHC terminerà, e lì le possibilità sono tante e diverse. Uno potrebbe voler continuare a collidere protoni contro protoni in una macchina più grande per andare a energie maggiori,
tipo in una macchina di forma diversa, o sempre la KC, uno potrebbe voler fare una macchina di precisione collidendo elettroni contro positroni, come si faceva nell'acceleratore precedente, l'HC, in una macchina lineare che è di fatto quello su cui i fisici lavorano ormai da tanto tempo. Non lo so, la vera risposta è che io non lo so, nel senso che... Non c'è una fisica, anche tanta fisica medica, no? Ci chiamo Manuela. Ah, no, non ho una vera risposta a questo, perché io non mi occupo di questa cosa direttamente, ma mi sono occupato nel mio lontano passato, messo una foto di Medipix. Se ne fa, non so se sia tanta o poca, questo lascio, diciamo tanto. Facciamo dire a qualcuno che ne sa di più. Se ne fa, io penso, a sufficienza, nel senso che c'è un legame molto stretto fra le tecnologie che sviluppiamo per i rivelatori e per l'acceleratore e per farci la fisica delle particelle, chiaramente, e quanto bene queste tecnologie possono essere usate per fare della fisica medica abbastanza rivoluzionaria in termini di acceleratori per radioterapia, rivelatori per fare mammografie, in generale diagnostica medica. E dunque fa parte anche della missione del CERN di fare questi spin-off tecnologici in cui tempo, testa e soldi che si sono messi per sviluppare queste cose vengano poi anche utilizzati per un uso più quotidiano. Qualche domanda dal pubblico? Io volevo chiedere se nei quattro esperimenti, ma penso nei quattro esperimenti si ricerca anche la, adesso cerco la discrepanza tra materia e antimateria da quando c'è stato il Big Bang a oggi, e trovare la soluzione a questo. Per un momento ho temuto mi chiedessi se si ricerca la discrepanza tra i risultati per dare la colpa agli altri, il CMS qua. Beh, uno dei quattro esperimenti, quello che si chiama con grande fantasia LHCP. Perché riesci a usare esattamente come tutti i fisici amano gli acronimi, e in particolare dedicato allo studio della, in realtà non direttamente ma indirettamente tra la simmetria, non tanto tra materia e antimateria, ma sì, anche tra materia e antimateria, diciamo una parte particolare della simmetria delle equazioni che descrivono il funzionamento, che è una cosa che si fa, si chiama LHCP perché si fa in particolare guardando vita, morte e miracolo di alcune particelle che si chiamano mesoni B, perché hanno dentro uno o più quark di tipo B, belli o alti, a seconda se uno preferisce beauty o bottom. Altro non bottom, ma sono una chiappa. A te ti piace più bello. Bella chiappa, che hanno, insomma, hanno certe caratteristiche, tra cui il fatto che insomma vivono abbastanza lungo dopo essere prodotti, e per poi morire disintegrandosi, e questo permette di misurare quella delle loro proprietà nel caso che siano la loro versione, diciamo, di materia o la loro versione di antimateria con grande precisione, dunque di nuovo andare a cercare quelle piccole discrepanze che ci permettono di capire se la nostra comprensione sulla asimmetria delle equazioni è completa o no. Quindi sì, ce n'è uno in particolare che si occupa di questo, ma poi i due grossi esperimenti generalisti che sono Atlas e CMS di fatto fanno una versione, non direi ridotta, ma alternativa e complementare dello stesso tipo di misura. E questo è un altro dei famosi buchi delle equazioni che citavo prima, quindi... Io volevo fare una domanda a proposito delle teorie alternative alla supersimmetria. Mi chiedevo se anche le teorie alternative prevedono l'esistenza di altre particelle, immagino di sì, e insomma, quali sono queste altre, diciamo, le più probabili, diciamo, le più accreditate, come mai la supersimmetria è stata fino ad ora, diciamo, il cavallo sostenuto, insomma, Ci sono delle risposte scientifiche e delle risposte sociologiche alla tua domanda, non so se voglio riparare le risposte sociologiche, me le tengo alla larga. La supersimmetria è molto bella ed è tra le altre cose anche un ingrediente fondamentale di una particolare versione della teoria delle stringhe. Ci
siamo arrivati a parlare che è probabilmente una delle ragioni per cui ha anche avuto un enorme successo nei dipartimenti di fisica teorica di tutto il mondo. Sulle teorie alternative, che è la cosa che mi interessa di più, sì, ce ne sono, tipo la teoria di Technicolor, per dirne una, che è un nome un po' altisonante, è una teoria che prevede l'esistenza di un altro tipo di carica, la carica elettrica, la carica di colore, che è quella dell'interazione forte, ma uno può dire, vabbè, perché io risolvo una serie di problemi, tra cui quello della massa anche, aggiungendo un'altra, in analogia a quello che già so, aggiungo un'altra forza, in sostanza faccio questa cosa qui, e dopodiché risolvo le mie equazioni per una serie di pagine nel mio quaderno e vedo che questa cosa delle conseguenze mi predice la presenza di nuove particelle che assomigliano a quelle che conosco, non sono degli adroni ma sono dei tecniadroni, insomma. Quindi poi faccio esattamente quello che faccio sempre, vado a cercare le tracce dei tecniadroni nelle mie, insomma, esattamente come cerco le tracce. C'è stato un momento quando il segnale del bosone di Higgs non era ancora, come dire, perfettamente consolidato, in cui c'era una serie di personaggi che per anni hanno lavorato sulle teorie di Technicolor, che erano abbastanza eccitati, perché in particolare uno dei modi di disintegrazione del bosone di Higgs sembrava essere molto più frequente di quanto predetto dal modello standard e quasi in accordo con un tecniadrone che poteva lasciare una traccia simile ma con una frequenza maggiore, quindi chiaramente c'era entusiasmo in questo senso. Poi la cosa si è ridimensionata a causa di effetti collaterali che andavano d'accordo con l'ipotesi del bosone di Higgs e purtroppo non con quella dei tecniadroni, ma sì, il giro è più o meno lo stesso sempre, infatti degli altri esempi. Uno dei grandi buchi del modello standard è il fatto che descrive tre delle quattro forze fondamentali che conosciamo, quella che ci tiene vecchiata attaccata alla sedia, che è la forza della gravità, non siamo stati in grado di inserirla in mezzo alle equazioni. Qualcuno ci ha provato con successo, direi misto, per delle ragioni tecniche, possiamo divagare eventualmente, ma che di nuovo questo tentativo di inclusione prevede la presenza di particelle mediatrici della forza, esattamente come ci sono le particelle mediatrici delle altre, per cui una qualche forma di gravitone, perché andiamo alla parola, la forza compone al fondo in un sistema che decade in vari modi, tra cui due fotoni, quindi uno va a cercarlo, mette dei limiti se non lo vede, per esempio. Non so se sei soddisfatto sulla risposta sulla supersimmetria, ma... Sì, perfetto. Ma il gravitone non può uscire fuori LHC? Perché no? Ah no, chiedevo. Sì, no, potevo benissimo. Cioè, allora, di nuovo, mi dispiace, faccio sempre questi cappelli, perché il fisico che in me ha sempre un po' di fastidio a dire le cose imprecise, no? Per cui un qualche genere di gravitone, per cui cioè, ci sono gravitoni e gravitoni, no? Non decidere quale gravitone va a prendere. Uno può prendere uno, per esempio, quello di Randall Sundrow, per dire dei nomi tra due fisici, l'uno americano e l'altro indiano, che hanno predetto queste particelle. Se uno decide di voler, non dico credere, perché uno non crede alle teorie, ma di voler andare a testare la verificabilità di questa teoria, chiede a questi signori e ai loro colleghi, dice: questo oggetto che nella teoria spiegherebbe come inserire la gravità all'interno del contesto del modello standard, che cosa fa se esiste per davvero? Allora esiste, fra le altre cose, per esempio decade in due fotoni, perché poi di nuovo tutto per puro caso, dappertutto, una splendida cosa. No, per questo decade in due fotoni, decade anche in coppie di altre cose. E quindi uno può fare quello che fa col bosone di Higgs. Tanto è vero che di nuovo, proprio perché decadeva in due fotoni, su una falsa riga dei tecniadroni di prima, quando il segnale che corrisponde a quello che oggi pensiamo essere il bosone di Higgs cominciò a evidenziarsi, c'è stato un periodo in cui il segnale era lì, ci diceva che c'era una particella nuova, ci diceva che c'era una particella nuova che decadeva in questo modo, ma non ci diceva ancora, un po' perché non avevamo dati a sufficienza, un po' perché non avevamo ancora analizzati in modo adeguato, non ci diceva ancora esattamente questo è un bosone di Higgs, poteva essere ancora un radione, oppure che è un altro, come dire, batte la pescona,
un gravitone era un'altra possibilità, nel senso che rientrava nel novero delle possibilità. Poi di nuovo uno dice, bene, allora che cos'è che può distinguere fra l'una e l'altra ipotesi? Per esempio la direzione in cui se ne vanno i due fotoni, che in un caso, perché dipende dalle proprietà della particella, mi fa da fare un po' un'analisi un po' dettagliata dei miei dati, dei due fotoni che credo vengano da questa particella, in che direzione vanno. Adesso lo sto facendo facile, perché facile non è stato, però. E uno può dire, beh, insomma, è molto più compatibile con la direzione predetta dal bosone di Higgs con quella del gravitone, dunque è più facile, uno ci può mettere un numerello con un valore statistico valido. Posso fare una domanda sciocchissima? Non ci sono domande sciocche. C'è un livello altissimo, io mi pongo vergogna, però siccome il libro l'ho letto, ho visto che cercavo di parlare anche le persone. Ma sono loro che mi hanno costretto a parlare così. Anche le persone come me che non ci vedono niente. Quando tu parli, voi parlate di vediamo il corpo, vediamo il fotone, a parte che secondo me fa una battuta, accendi la luce, si rende tutto di fotone e vedi che vediamo tutto. Ma vabbè. Che vedete? Perché tutte queste cose non si vedono. Cioè avete delle però non è vero che hai letto il libro, perché c'è un pezzo intero nel capitolo. Allora devi vedere. No, ma è una domanda nessuno. Di comprarne delle altre cose. No, no, ma è una domanda assolutamente lecita. Si possa vedere tutto ciò, neanche l'atomo è visibile. No, certo, ma in realtà non c'è niente che si può vedere, nel senso. L'atomo è visibile. Ma sì, certamente. Ma sì, che il malinteso. Vabbè, professore. Non bisogna avere questo campo, non bisogna avere pregiudizi. Ah, ci vuole la lunghezza è l'onda giusta. Così. Ma la questione è, c'è un malinteso di fondo sul concetto di vedere, e tu l'hai detto molto bene, accendiamo la luce e vediamo tutti i fotoni. Non è vero, accendi la luce e vedi dei fotoni con delle caratteristiche molto definite, e detto fra noi anche molto ristrette. Il tuo gatto, se è un gatto, vede dei fotoni che tu non vedi. Non ce l'ha il gatto, non importa. No. Il tuo pipistrello. Il pipistrello. C'è un pipistrello. Io non ho pipistrello. Il tuo serpente a sonagli, per citare degli animali che vengono a caso che hanno capacità di visione nell'infrarosso, per dire, vedono dei fotoni che tu non vedi. Allora, quei fotoni non è che non ci sono, per te non ci sono, ok? Allora, perché questi animali hanno dei sensori che sono adeguati a percepire un particolare stimolo. Quello, cosa vuol dire vedere? Vedere è avere un sensore di qualche genere che percepisce uno stimolo particolare ed è in grado di analizzarlo, almeno in questo caso con la nostra testa. Allora, per vedere un atomo c'ho bisogno di illuminarlo con qualche cosa che sia in grado di risolverne la dimensione, e dunque se tu vuoi andare a spostare un grano di sabbia non lo fai con una pinza di quelle per spostare i ceppi dentro il camino, lo vai a fare con una pinzetta, hai bisogno di uno strumento la cui dimensione sia adeguata alla dimensione dell'oggetto che vuoi andare a toccare. E dunque nel caso dell'atomo hai bisogno di sparargli sopra della luce, ma non necessariamente solo della luce, anche delle particelle vanno bene, particelle di materia, quindi la luce anche di particelle, la cui lunghezza d'onda o lunghezza di interazione e sia adeguata, diciamo così, alla dimensione che vuoi andare a vedere. E poi devi avere un oggetto, un qualche genere, che è in grado di stare a ascoltare le risposte di questo oggetto che hai mandato lì, perché non basta che tu sia andato a stuzzicarlo col tuo stuzzicalente, devi avere anche qualche cosa che sia in grado di vedere quanto si è spostato l'oggetto che hai toccato con lo stuzzicalente, sapendo che se sposti una roba con lo stuzzicalente probabilmente quell'oggetto si sposterà di poco. Quindi se tu lo guardi a distanza e quello che hai da fuori probabilmente non vedrai niente. Ma è la combinazione di questi oggetti, cioè un oggetto per andare a tastare e un rivelatore che è in grado di recepire il cambiamento generato che fa il vedere. Io vedo te perché c'ho un oggetto che ti sta venendo a tastare, di fotoni emessi in un certo ambito particolare da quella lampada, che sono adatti a eccitare alcune cose del tuo corpo, tipo le lunghezze d'onda tra il rosso e il giallo che fanno il rosso della tua pelle, peraltro un colore bellissimo, che ritornano indietro al mio occhio che
grazie alla magia dell'evoluzione, si è adattato a ricevere e vedere questo genere di stimoli. Se io adesso volessi capire se tu c'hai le ascelle più calde dell'orecchio e ti illuminassi con... ma se non c'è bisogno, così tu che li metti direttamente, cercassi di capire com'è il tuo profilo nell'emissione dell'infrarosso, io sono totalmente inadeguato a vederti in questo modo. Ma questo non vuol dire, potrei prendere una macchina fotografica, una pellicola sensibile all'infrarosso, farti una fotografia, svilupparla e avrei questa informazione. Non lo posso fare con questo strumento, non vuol dire che non possa vederlo. Dunque, le particelle le vediamo? Sì, non con i nostri occhi, non andando a tastarle con le dita, perché il nostro dito è inadeguato a quelle dimensioni, però la questione è definire con cosa tasti, con cosa guardi il risultato. Sempre sconvolto. No, capisco perfettamente il ragionamento, ma poi non capisco alla fine che cosa devi fare. Adesso lo dico, perché voglio dire, alla fine un fotone lascerà, se lascia una traccia della dimensione di un fotone, con cosa la vai a guardare? Ma allora lì è il trucco, esattamente come la questione della macchina fotografica infrarossi. Se io ti faccio una foto con una pellicola infrarossi, e la pellicola infrarossi mi stampa una fotografia a infrarossi, non ho risolto il problema, perché tanto come non riuscivo a vedere te, io guardo questa bellissima pellicola che è nera, perché non, anche se mette infrarossi, quindi ho bisogno di fare una trasformazione, devo trasformare un'informazione che viene in un dominio che io non vedo in un'informazione che io possa comprendere. Allora io cosa comprendo? Beh, comprendo delle immagini che posso vedere, comprendo i numeri, perché poi noi fisici spesso ci basiamo sui numeri, quindi devo fare sì che il mio sensore misuri qualche cosa, per esempio dove è passata una particella, a che velocità è passata, che carica elettrica aveva, che massa aveva, come lo faccio, su questo lo racconto, e che mi metta questa informazione. Beh, inizialmente sono dei segnali elettrici che poi diventano tipicamente dei numeri che poi io analizzo e che mi trasformo in, a volte, immagini che guardo proprio, ma più facilmente serie di numeri che analizzo con dati statistici che mi permettono di dire, ah, di lì è passato una particella che aveva carica positiva, aveva questo rapporto tra la massa e il momento, quindi probabilmente è un pione carico, che è quello che faccio tutto il giorno e la notte.